Questo video tutorial vediamo come realizzare un'area riservata. Un tempo con WordPress questo avveniva con l'uso congiunto di due plugin, Members e Login with Ajax, e vedremo adesso che invece il plugin Members si è evoluto nel tempo e nell'ultima sua versione consente di essere autosufficiente nella realizzazione dell'area così come magari immaginiamo di costruirla. Vediamo qual è l'obiettivo. Noi vogliamo andare all'interno, ad esempio, della pagina docenti e creare un'area, una sezione che si chiami magari area riservata, che contenga delle pagine che sono visibili soltanto dagli utenti che hanno un determinato profilo. Cioè, noi dovremmo andare, poniamo ad esempio appunto di parlare di docenti, dovremmo andare a iscrivere tutti i docenti, assegnare loro un ruolo particolare che faccia in modo da assegnare a loro e solo a loro la visibilità di queste pagine. Vediamo come fare. Andiamo in bacheca e andiamo a installare i plugin. Aggiungi nuovo Members. Scriviamolo giusto. Eccolo qua. Cerca plugin, eccolo qua, vedete molto ben recensito, lo installiamo, siamo sicuri? Sì. Bene, molto interessante tra l'altro questo plugin che ci consente anche di vedere un po' quali sono le funzioni che sono associate ai vari profili di WordPress. Bene, l'abbiamo installato, andiamo in impostazioni, ah no, scusate, dobbiamo ancora attivarlo, lo attiviamo. Eccolo, andiamo in impostazioni Members. Questa è la nuova interfaccia di Members. In particolare conviene tenere schiacciati nel caso non lo fossero, cioè abilitati la possibilità di utilizzare i widget che rispondono proprio a quell'esigenza di avere una mascherina d'accesso di login all'interno, ad esempio, della pagina docenti senza dover andare in quella che noi utilizziamo quando amministriamo il sito. Tra l'altro notate che noi potremmo anche creare un sito privato, ad esempio noi vogliamo fare un blog di classe, non vogliamo che sia visibile a tutti, lo rendiamo privato per cui ci potrà accedere soltanto coloro, potranno accedere soltanto coloro che hanno una password. Bene, non è certamente il caso di un sito pubblico che ovviamente deve essere visto da tutti. Bene. Fatti questi due passaggi, no, di utilizzo anche dei widget, andiamo a vedere che cos'altro è cambiato. Innanzitutto vediamo un po' la pagina utenti. Ecco, notate che dopo le prime tre righe scritte in italiano ce ne sono altre due in inglese che sono ruoli, aggiungi un nuovo ruolo. E queste sono state messe nel momento in cui abbiamo installato i plugin. Clicchiamo in corrispondenza dei ruoli. E vedete che troviamo i nostri ruoli canonici, amministratore, autore, contributore, editore e sottoscrittore, questa volta all'interno di una tabella nella quale sono scritti gli utenti che sono associati ai dati ruoli, in questo sito di prova c'è soltanto uno che è l'amministratore, e poi le funzioni o le capacità che sono assegnate in corrispondenza dei singoli ruoli, partendo dal più basso, il sottoscrittore, che potrà far ben poco. In realtà vedete, no? C'è soltanto il segno di spunta, oltre che nella visualizzazione del proprio profilo, sulla lettura, cioè non può fare nient'altro che leggere, quindi è in realtà come se fosse uno che dice sottoscrivo il sito, ma non ho nessuna funzione aggiuntiva. Andiamo a vederne altri, ad esempio, dopo questo c'è il contributore, qui sono in ordine alfabetico, non in ordine di funzione, il contributore può fare qualcosa in più, ad esempio, può cancellare post, i propri post, può editare i propri post, può leggere, insomma poche cose in più, ma qualcosettina può fare, quindi può cominciare a partecipare al nostro blog o al nostro sito, fino ad arrivare all'amministratore, poi potete vedere anche gli altri, che invece può fare tutto, vedete, no? Che ha il segno di spunto ovunque, compreso la possibilità di uploadare file, temi, di editare temi, di entrare nel pannello di amministrazione per modificare direttamente i file del tema, come i file del foglio di stile, installare plugin, insomma, completa, diciamo, funzionalità, complete funzioni all'interno dell'amministrazione del sito.
Tra l'altro io posso anche toglierne alcune, dico, non all'amministratore che bene che le abbia tutti, ma ai profili intermedi, come posso anche aggiungerne altre. Quello che mi interessa adesso però è aggiungere un nuovo ruolo. Perché? Perché noi vogliamo assegnare un ruolo ad hoc, il ruolo docenti, per fare in modo che nel momento in cui io ho assegnato a una data persona quel ruolo, quella persona possa fare quelle determinate cose che mi interessano. Allora, qua vado a aggiungere il ruolo docenti con la sua etichetta docenti e gli do delle capacità che sono solo quelle di leggere. Ma cosa cambia allora rispetto agli altri? Rispetto agli altri capiterà una cosa molto particolare che vedremo nel momento in cui noi andremo a editare una pagina. Aggiungiamo il ruolo. Benissimo. Abbiamo creato questo ruolo, andiamo a vedere tutti gli utenti e andiamo adesso ad aggiungere un nuovo utente. Mettiamo che si chiama Alberto, mettiamo il suo indirizzo email e andiamo a mettergli una password. Ok, e ecco qua la prima novità. Il ruolo, vediamo se c'è anche docenti, vedete che c'è, forse ho dovuto metterlo singolare come gli altri, vabbè, mi sono sbagliato. Ho aggiunto un nuovo utente, vedete? Mentre l'amministratore ha ruolo amministratore, domina il ruolo amministratore, il signor Alberto ha ruolo assegnato in docenti, che è quella di pura lettura, un po' come sottoscrittore, però cambia qualcosa. Perché cambia qualcosa? Perché adesso quando io vado a costruire una nuova pagina, in realtà posso farlo anche in modifica, nuova pagina, e lo chiamiamo magari area riservata genitore docenti, e qua scriviamo qualcosa, non so, inserire contenuto area riservata, magari un verbale, qualcosa di, insomma, tipico di area riservata, oppure un documento su cui lavorare, insomma, vedete voi, anche se mia, diciamo, premessa è attenzione a non abusare delle aree riservate, no? Perché c'è sempre la trasparenza che deve essere i primi posti in area riservata, vanno soltanto, dovrebbero andare soltanto documenti che sono realmente riservati a quella tipologia di utente. Potrebbero essere ad esempio dei materiali in progress che non sono ancora definitivi o altro ancora. Bene, fatto questo, non ho terminato, perché per fare in modo che soltanto i docenti, o perlomeno le persone che hanno profilo docenti, possono andare in quell'area riservata, devo assegnare questo contenuto solo ai docenti. Vedete che con l'installazione di Members si è creata, no, anche questa nuova finestrella, Content Permissions, e dice se non ci sono ruoli selezionati, ciascuno può vedere il contenuto. Seleziono chi lo può vedere soltanto chi è nel ruolo docenti. Poniamo, e magari mettiamo anche amministratore che per antonomasia dovrebbe poter vedere tutto, ma posso anche deselezionarlo. Bene, vado adesso a pubblicare. Andiamo a vedere cosa è capitato. Bene, prima di vedere cosa è capitato, però esco dal mio account e quindi sto visualizzando il sito come se fosse un normale, diciamo, utente del sito stesso. Quindi cittadino si imbatte nel vostro sito, andiamo a vedere cosa c'è in docenti. Ah, c'è un'area riservata, chissà che ci posso entrare anch'io. Clicchiamo. No, mi dispiace, tu non hai permesso per vedere questo contenuto. Vedete, il contenuto mi è inibito. In realtà in area riservata io avevo scritto, se non sbaglio, inserire contenuto, cose di questo tipo. Bene, non posso. Allora proviamo in un altro modo. Vediamo se io posso entrare magari accreditandomi. Allora mi collego e mi collego come docente, cioè Alberto con la mia password. Mi collego, sono entrato, lui mi manda direttamente in area di amministrazione, vedremo poi come superare questo passaggio forse inutile. Vado in docenti.
vediamo se posso, se riesco ad andare io in area riservata. Ecco, vedete, inserire contenuto in area riservata, cioè è sparito quel messaggio che mi bloccava fuori dalla porta e sono entrato in visualizzazione su quest'area. Ma vediamo di migliorarlo ancora. Invece di farlo passare dall'accreditamento classico del WP Admin con passaggio nella bacheca, vediamo di farlo entrare direttamente qua. Sarebbe bello, ad esempio, che in questa pagina ci fosse direttamente il login. Bene, allora per fare questo dobbiamo andare a fare l'ultimo passaggio, a compiere l'ultimo passaggio. Innanzitutto usciamo, però come docenti, se no non possiamo fare assolutamente nulla, perché avevamo pochissime capacità, rientriamo come amministratore. Vediamo un po'. Qual era l'ultima cosa da fare? È strettamente legata a quell'attivazione del widget che avevamo visto precedentemente, per cui andiamo in aspetto widget. Un attimo, prima però dovevo vedere la pagina area riservata, penso si chiamasse area riservata, scusate, faccio un piccolo controllo perché poi devo fare in modo che sia quella la pagina, si chiama area meno riservata, eh? Vedrete che poi questa è un'informazione che mi interessa. Vado in bacheca, aspetto widget e nella mia barra laterale 2 mi trascino questo login form, che è proprio legato a Members. E vedete qua, mi dice titolo login, username, password, mi dice tutta una serie di informazioni, mi display avatar, nel senso che io posso mostrare o non mostrare la foto della persona che si logga, per il momento lasciamolo, poi voi naturalmente anche qui su questi livelli di spunto potete fare un po' quello che credete, facciamo soltanto qua una veloce traduzione dell'inglese e diciamo entra nell'area oppure facciamo inserisci nome e password, poi come la traduzione vedete ve la voi, sei correttamente loggato, un po' brutto, facciamo autenticato, autenticato, iniziamo con la maiuscola e poi ecco qui è importante, dove mettiamo quel form d'ingresso? Dappertutto? No, soltanto nella pagina area riservata, is underscore page, ricordate la sintassi del widget logic, parentesi aperta, apice, area meno riservata, se no andavo a cercarmi l'ID e mettevo il numerino, chiudo l'apice, chiudo parentesi, salva. Vediamo cosa è capitato. Ho salvato, chiudiamo e usciamo con un bel logout. Vediamo se adesso funziona così come avevamo voluto immaginato. Non sempre quel logout lo funziona, ma hai capito il motivo. Allora andiamo in docenti, area riservata. Siamo visitatori normali. Se vado in area riservata, mi aspetto di non entrare. Mi dispiace, non hai permesso per entrare, però notate qua, c'è la parte di login. Inserisci nome e password, questo spazio per l'avatar, cioè per la foto, potevamo anche risparmiarcelo, insomma, sta a voi scegliere. Username. Ok, metto me che ero messo come docente, col mio nome e col mio password di docente. Login. Ecco che sono entrato. Sono correttamente autenticato. Avete visto? Per cui vado tranquillamente all'interno della mia navigazione. Benissimo, quindi in questo modo navigo e sto dentro. Poi esci da questo account. E sono uscito.